che capita. L'importante è che non voglio rimanere zitella. Oh, io pure la penso così. Che gliene pare? Io sono amica di Rosita perché so che ho il fidanzato. Le donne senza fidanzato sono stinte, insipide e tutte... Beh, non proprio tutte. Sì, solo alcune. Insomma, sono tutte piene di rabbia. Su, su, lasciamo andare questi discorsi. La lasci parlare. Ci sono tante che non si sposano perché non vogliono. Io non ci credo. Ed io invece lo so bene. Quando una veramente non vuole più meritarsi, non si mette più né cipria né posticci e non sta giorno e notte al balcone a spiare chi passa. Non può farlo per prendere aria. Che discussione stupida. Su, su, facciamo un po' di musica. Che suono? Oh, suona viva Frasquello! La barcarola della fregata Numanzia! Perché non suoni ciò che dicono i fiori? Oh, sì, sì! Fiori! Oh, sì, sì, ciò che dicono i fiori, non l'ha mai sentita. No. Suona e canta che è una meraviglia. Se volete posso anche suonare. Torneranno le scure rondinelle ad appendere i nidi al tuo balcone. No, è troppo triste. Mm. Anche le cose tristi sono belle. Su, su, ciò che dicono i fiori. No, sì, ma sì, sì, però gli attacchi li dai tu, perché sono gli attacchi, vero? Tu ci farai il segno. I segnali li do io. Facciamo confusione, vero? Sì, sì. Tutte pronte? Sì. Pronte. Madre, conducermi i miei campi nel luminoso mattino, che vede i fiori aprirsi fra il tremolare dei rami. Nel mattino luminoso era sbocciata la rosa, così rosso era il sangue che la rugiada fuggiva, così ardente sullo stelo che la brezza si scottava, così hanno i fiori i loro
idioma per le donne. Cosa stupenda. Sanno anche il linguaggio del ventaglio, il linguaggio dei guanti, il linguaggio dei sigilli e il linguaggio delle ore. Io mi sento accapponare la pelle quando cantano quella strofa che dice... Suonano al mondo le 12 con terrifico rigore. Dell'ora della tua morte ricordati, peccatore. Che brutta cosa. O quell'altra che dice all'uno siamo allora la e gli occhi schiudere la in un verzier la verzier verzier. Mi pare che la vecchia abbia alzato un pochino il gomito. Prendi un altro bicchierino. Con sommo piacere e squisita cortesia. Si diceva i miei tempi. La posta. Meno male, è arrivata al momento giusto. Deve aver contato i giorni perché arrivasse oggi. Un pensiero delicato. Apri la lettera. È più prudente che tu la legga da sola. Non si sa mai, potrebbe averle scritto qualche frase scabrosa. Che indecenza! La lettera di un fidanzato non è mica un libro di preghiere. È un libro di preghiere d'amore. Che squisitona! Si vede che non ne ha mai ricevute. Per sua fortuna! E che questa fortuna se la goda da sola. Dove vai? Dove vai tu? Così non si può neanche muovere un passo adesso. Lasciala stare tranquilla. Cara, che Dio ti dia tutto.
cos'è la procura? Niente. C'è una persona che rappresenta lo sposo durante la cerimonia. E che altro? E si è sposati. Ah, che venga lui di persona a sposarsi. Ah, procura. Questa poi non l'avevo mai sentita dire. Il letto coi pannelli dipinti che trema di freddo e la camicia della sposa nel baule. Signora, non permetta che questa procura entri nella nostra casa. No, io non voglio sentir parlare di procura. Ma lui mi vuol bene, questa è una prova di più che mi vuol bene. Bene, allora che venga lui di persona. Oh. Oh, zio. Ho sentito tutto, cara. E quasi senza accorgermene ho tagliato l'unica rosa mutabile che avevo nella mia serra. Era ancora rossa. A mezzogiorno sbocciata è rossa come corallo. Il sole s'affaccia ai vetri per vederla sfolgorare. Se avessi tardato 2 ore a coglierla, te l'avrei data bianca. Bianca come colomba, come riso di mare. Bianca d'un bianco gelido d'una guancia di sale. E ora invece serba ancora tutto l'ardore della giovinezza. Vieni, marito mio, beviamo un bicchierino. Oggi ne vale la pena. Vieni. Grazie. Alla tua salute. E a quella di Rosina. Sì. Facciamo la pubblicità. Sì, sì. Allora, grazie, signora. Io sono un po'. Mm-hmm.